Buongiorno, benvenuti a tutti, buona mattinata, una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre in diretta qui su Milano All News. Sono le 9:37 minuti in questo istante, minuto più, minuto meno, e iniziamo la nostra mattinata di approfondimento. È martedì e quindi, come tutti i martedì, parliamo di periferie. Lo facciamo ormai da qualche settimana e andremo avanti così finché il nostro ospite avrà ospite a portarci e avrà voglia di raccontarci quello che succede nelle periferie. Di chi sto parlando? Di Walter Cherubini, consulta periferie Milano. Buongiorno Walter, Buongiorno a voi. che oggi ci ha portato un ospite sportivo. Un ospite sportivo, sì, Adriano Pucci Mossotti, che è il presidente nuovamente eletto della Federazione Regionale di Pallavolo della Lombardia, federazione regionale che è la più grande federazione regionale d'Italia. Benvenuto allora Presidente, grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi. Federazione regionale della Lombardia, diceva appunto la più grande federazione di pallavolo italiana, cioè Sì, di quelle nell'ambito, regionali. diciamo, del volley, diciamo, la federazione più importante, che i numeri più importanti, che fa anche molti risultati. E dicevamo anche che in realtà la seconda federazione più grande che viene subito dopo il calcio. Sì, la federazione pallavolo nel suo Pallavolo in insieme è la generale. federazione più importante dopo il calcio. Ecco, cerchiamo di capire un attimo di che fenomeno parliamo, perché quando, insomma, fuori onda mi avete dato i numeri, sono veramente numeri impressionanti. Allora, nella sua Lombardia quante società ci sono e quanti iscritti e quindi, diciamo, atleti ci sono? Sono 900 società e 80.000 atleti, 87.000 80.000 atleti, atleti. cioè riempiamo lo stadio di San Siro con Se tutti gli venissero atleti tutti lo stesso giorno, sì. con tutti gli atleti della pallavolo lombarda. No, è un grande lavoro, facciamo 30.000 gare all'anno, cioè vuol dire sono numeri veramente importanti, anche perché quando muovi una partita di pallavolo vuol dire portare due squadre, vuol dire portare 30 persone, vuol dire gli arbitri, vuol dire gli impianti. Cioè, è anche, approfitto per dire una cosa che forse molti non si accorgono, che, ma vale anche per altri sport, è un movimento economico importante, è anche un movimento di base, genera sicuramente un giro di affari importante che spesso molti non se ne accorgono, perché poi si va in pizzeria, si consuma il carburante, qualche volta si ferma a dormire, quindi ci sono gli hotel. Quindi nel piccolo anche il movimento di base vuol dire genera sicuramente un indotto economico. Ecco, a livello cittadino milanese, anche lì, insomma, parliamo di un gran numero di atleti e un gran numero di società, giusto? Sì, diciamo, bisogna capire se parliamo di Milano città o se parliamo della Milano Milano metropoli. città, Milano città sono 50 società con 5.500 atleti. 5.500 atleti. Ecco, perché hai voluto portarci oggi il presidente della Federazione Pallavolo? Abbiamo fatto il convegno giovedì scorso sui doposcuola Sì. e quindi c'è un rapporto sulla scuola che sicuramente la pallavolo ha. Ma come le varie società sportive, anche di altri sport, intervengono esattamente sul percorso educativo dei ragazzi. Il tema dell'educazione, l'abbiamo verificato appunto anche giovedì scorso, è uno dei temi più problematici che abbiamo da affrontare. E allora il sostenere e fortificare tutte le agenzie educative che appunto intervengono nel percorso educativo dei ragazzi vuol dire rafforzare la società nel suo complesso e in particolare noi abbiamo attenzione al territorio periferico e quindi mettere in evidenza tutti questi soggetti crediamo che sia una cosa rilevante e importante da fare, perché altrimenti si danno scontate che ci siano tutta una serie di realtà che comunque operano, invece non è così, bisogna avere attenzione alla complessità del territorio, quindi noi diciamo sempre che la periferia si risolve se c'è un'attenzione complessiva e mette in campo i vari soggetti che operano disconnessi, invece bisogna connetterli. Per quello che Parlavi di un forte legame con la scuola. Come mai questo forte legame della pallavolo con la scuola, a cosa è dovuto? Ma storicamente ci sono delle palestre, abbiamo tutti quanti frequentato scuole superiori o quant'altro, normalmente dopo la mezz'ora di ginnastica si faceva la mezz'ora di pallavolo, alcune volte del basket, ma siccome il campo di basket è all'esterno, è chiaro che quando è inverno è più facile giocare a pallavolo piuttosto che a basket. Tutti quanti abbiamo giocato un pochettino a pallavolo nella scuola.
Nelle scuole si sono anche radicate delle società sportive interessanti, anche importanti. E poi c'è il tema degli impianti sportivi. Teniamo conto che ogni scuola nel suo piccolo ha un impianto sportivo. Oggi c'è una forte attenzione al rapporto scuola-territorio e anche di far utilizzare le strutture scolastiche al territorio, cosa che già è in essere da parecchi anni, in particolare da parte delle società sportive, e quindi noi abbiamo focalizzato il tema delle nuove palestre fatte nelle nuove scuole, perché poi per tutta una serie di meccanismi burocratici che cos'è che avviene? Che le dimensioni delle nuove palestre spesso, possiamo dire sempre, non rispondono alle esigenze anche delle società che praticano agonismo, per cui noi possiamo vedere uno sport dal punto di vista ludico. Finalmente dicevo, abbiamo trovato uno sport che basta una palestra, tutte le scuole hanno una palestra, potete farlo dove volete, invece no, siamo riusciti anche qui a creare il problema. Diciamo che si perpetua un pochettino il problema, quindi noi abbiamo... Dicevi anche questione di veramente pochi metri a volte. Sì, sì, sono questioni proprio di pochi metri, ma il problema è di avere l'occhio a questa complessità. È chiaro che se gli enti preposti, ciascuno lavora settorialmente e non è connesso con altri, poi ci sono queste dicotomie. Allora, il lavoro che fa Consulta Periferie Milano, che non copre tutto, ma mano a mano connette pezzi di realtà che lavorano sul territorio, sì, e quindi anche esigenze, dove qui non si tratta di dire adesso non c'è alcuna palestra, ci inventiamo di costruire delle palestre. No, le palestre vengono realizzate nuove. L'importante adesso è che però nel momento in cui si progettano e si realizzano si tenga conto di questo tipo di necessità. Cosa, nel senso, Milano è piena di palestre, molte di queste appunto non hanno dimensioni giuste, non possono essere utilizzate per gare agonistiche di pallavolo. Immagino che quelle nuove però vengono costruite già seguendo certi standard. E non è così, perché vengono seguiti gli standard vecchi. Ah. Questo abbiamo delle problema. Nuove costruzioni, esempio a Milano ci sono la costruzione di 8 scuole, quindi 8 sì. palestre, e c'è questo tipo di problema. Adesso noi speriamo che palestre che stanno costruendo in questo momento, che si stanno costruendo in questo momento o sono in iter di costruzione, sì, e quindi speriamo che almeno per qualche palestra possa essere un attimino con la progettazione in corso, con delle piccole modifiche, ripeto, non sulla struttura complessiva della scuola, che quella non fa un altro tipo di percorso, ma la palestra, che una quota parte di questa costruzione ben più grande, possono essere aggiustate nelle dimensioni in maniera tale che rispetto a una carenza conclamata di impianti sportivi che ha la nostra città, almeno questo possa cominciare ad arricchire questa possibilità di avere degli impianti sportivi fruibili, proprio perché molti si dedicano alla promozione dell'attività sportiva, la città deve farsi carico di questo. Ecco, Presidente, lei ha trovato un interlocutore nel comune, nella provincia, in chi poi dovrà gestire queste strutture, interessato a trovare magari una soluzione o comunque a dare spazi per questo tipo di sport, o è comunque ancora difficile riuscire a trovare un dialogo? No, beh, il dialogo c'è assolutamente, sia la provincia che ha bellissimi impianti, sia il comune sono sensibili a questo, tant'è vero che vengono date, voglio dire, talvolta qualche resistenza si riscontra in alcune scuole, perché magari il Consiglio d'Istituto ritiene di non dare, voglio dire, questi impianti per motivazioni varie, insomma. Però diciamo nella generalità gli impianti vengono dati, il problema è che gli impianti comunali spesso sono impianti non adeguati per poter fare un'attività, diciamo, di livello superiore. Intendo attività che non sia soltanto quella ludica. Ecco, perché appunto di quelle società di cui stavamo parlando, la maggior parte poi sono società che fanno dei campionati agonistici, sì, anche di un certo livello, mi diceva il nome. Sì, ma anche, voglio dire, semplicemente un campionato, per dire, Under 18, che è un campionato Under 16, un campionato giovanile, necessita di alcune misure che spesso non ci sono nelle scuole del comune. Oltretutto, appunto, mi parlava di campionati Under 16, Under 18, quindi campionati
fondamentale per quello che diciamo anche prima, cioè dal punto di vista proprio educativo e della costruzione magari di un legame anche col territorio delle giovani generazioni. Sì, anche perché talvolta la gente non dice, bisogna fare dell'agonismo. Sì, ho capito, ma qualunque bambino che mette in campo vuole vincere, quindi vuol dire, è un modo anche di educare, voglio dire, i ragazzi al rispetto, pur nel momento, insomma, in cui fai una competizione, che C'è un rispetto po' di paura dell'avversario. dell'agonismo ogni tanto, no? Non mi sembra di riscuotere. Un po' di paura dell'agonismo, di questa. Sì, Che sembra. però non si riscuote, ad esempio, nel calcio, mi sembra che anzi, No, perché lo è dall'inizio subito. qualcuno confonde agonismo con professionismo, no? Non Ok. è che tutti gli agonisti sono professionisti, sono professionisti amateur, come si dice in Europa, no? E questa è la distinzione. E la pallavolo è di amateur, anche vuol dire la Serie 1, non sono, dal punto di vista tecnico, non sono professionisti, sono dilettanti. Poi è chiaro che evidentemente hanno degli aspetti professionistici, no? Qui poi entriamo in un discorso di normativa che non c'è, perché l'ultima legge sullo sport è quella della legge 91 dell'81, quindi che adesso interessa pochissima gente. Recentissima, diciamo. Sì, ma era fatta per il calcio, poi, no, voglio dire. E quindi ci sarebbero tante cose da dire sullo sport. Quanto soffrono sport come la pallavolo e immagino anche altri, questo sport calcio-centrico della nazione? Noi poco. Sinceramente, sono due modi di concepire, voglio dire, lo sport, anche se parliamo però di calcio professionistico, che poi quando parliamo di ragazzini che giocano in prima divisione del calcio non cambia molto da quello che facciamo noi, insomma, siamo tutti atleti, voglio dire, che stanno giocando, si divertono. Poi è chiaro che, per esempio, un papà, posso divagare un po'. Sì, prego. Papà, la prima cosa che fa quando c'è un ragazzino lo porta al calcio perché c'è il miraggio che arriverà a guadagnare un sacco di grana. Infatti noi troviamo poi dei ragazzi, magari verso i 16 anni, che erano stati al calcio e che magari non hanno sfondato, non gli è piaciuto, mille motivi, insomma. Ci sono dei recuperi anche in questo senso qui, dal Sì, nostro punto di vista. sicuramente la pallavolo è uno sport in cui si può magari arrivare ad alti livelli, però non è mai ovviamente come quelli del calcio e è uno sport che ha dei sacrifici Dal dove punto di però vista della situazione economica, bisogna. evidentemente no. Però ci sono, cioè c'è un modus nella pallavolo che anche gente come, no, come me, no, che sono un po' avanti, ma so, sui 40 anni circa, giocano ancora, si divertono, una volta si andavano in palestra, cioè non mollano mai finché resistono a stare un po' in campo, insomma. Quindi è uno sport che è longevo, oltretutto. Quindi appunto il vostro problema principale al momento mi sembra capire, atleti ne avete, società ce ne sono, il Gli impianti. movimento si muove bene, è quello proprio degli impianti che però Impianti. mi sembra fondamentale per la buona riuscita poi dello sport come la pallavolo. Sì, però è un problema che hanno un po' tutti gli sport, cioè anche il calcio, perché parte, voglio dire, la Serie A, che c'hanno i loro stadi, ma c'è, cioè, le società piccole che, no, di periferia cosiddette, hanno problema dei campetti, campetti che sono dei campi di patate, quindi voglio dire, ce ne sono dei problemi, Ecco, soprattutto. Walter, che cosa sta facendo appunto periferie, Consulta Periferie Milano e che cosa si è prefissata di fare nel prossimo futuro? Il tema della burocrazia è uno dei temi che stiamo focalizzando ormai da tempo e è conclamato che ci sono tutta una serie di regole, ma anche tutta una serie di processi che non sono spesso finalizzati a quello che è l'obiettivo, ma presidiano una competenza particolare. Però il risultato non raramente è che ci sia una logica più dell'interdizione piuttosto che quella della costruzione. Quindi, nel caso particolare, stiamo pensando in una serie di appuntamenti di vario genere, di cercare di mettere intorno, a confronto, meglio più che intorno a un tavolo, ma a confronto, perché quello che accade nella società non è patrimonio esclusivo degli addetti ai lavori. Ma tutto quanto alla società deve essere partecipe e deve concorrere a questo. Quindi cercheremo di costruire un momento di confronto pubblico, proprio chiamando i vari attori degli enti sia istituzionali sia sportivi, proprio per focalizzare questo tema della la società investe delle risorse per costruire delle cose, che queste cose vengono costruite in maniera adeguata, in maniera tale da poter servire la società. Perché c'è proprio questa distanza tra l'intenzione e poi la realizzazione. Allora, questo qui è una,
è un delta che dobbiamo ormai cancellare, perché altrimenti ci troveremo sempre a fare delle cose che non corrispondono alle intenzioni, anche quelle più buone. Più rischio poi anche di avere degli impianti che poi vengono inutilizzati, che rimangono lì, anzi deperiscono, poi ci vogliono ancora di più soldi per metterli a posto. Dopodiché questi errori, no, questi errori, come abbiamo visto anche al convegno sui doposcuola, questi errori di progettazione non rimangono circoscritti all'errore, ma hanno comunque una ricaduta sociale, perché se tu fai delle cose che sono funzionali, funzionano per tutto, aiutano il meccanismo a funzionare. Se certe cose si inceppano, al di là poi del tempo che si impiega per affrontare i temi burocratici, no? Che non è poco, molto spesso. Sì, ma davanti a noi stiamo seguendo un po' la vicenda del Vigorelli, con ovviamente le due squadre di football americano con cui noi collaboriamo per la nostra trasmissione di football di Ultima Yard, ed è veramente assurda la situazione. Il Vigorelli è pronto, fondamentalmente è da consegnare chiavi, manca ovviamente il collaudo di due o tre scalini, mi viene da dire, e tutto un impianto come il Vigorelli, fatto apposta per un certo tipo di sport, completamente chiuso. Soldi buttati proprio via. Allora, noi diciamo sempre, è inutile piangere sul latte versato. Bisogna anche capire, però, per cui andare a un'analisi del perché certe cose sono andate in una certa maniera, perché non c'è cosa più facile che ripetere gli errori, proprio perché la burocrazia è consolidata e quindi si modifica poco, e modificandosi poco, si innesta dei percorsi errati, continuano a esserci questi percorsi errati. Mi dicevi appunto l'esempio di queste 8 nuove scuole che hanno comunque dei problemi nella progettazione e nella realizzazione, perché alcune sono già quasi finite. Diciamo che facciamo degli esempi, ad esempio, ancora. Ecco, quali sono alcune di queste scuole che avete già notato voi di consulta non essere, diciamo, fatte come dovrebbero essere fatte? Diciamo norma, perché sono norma sulla norma, però. A norma sono norma. Norma, il problema è che non possono essere utilizzate, ma non possono essere utilizzate perché appunto seguono delle normative, no, di costruzione. Le risposte sono state: noi seguiamo determinate norme, no, e sono esattamente quelle che non consentono poi di praticare l'agonismo, ma non l'agonismo da serie A, sì, ma l'agonismo normale di ragazzi, come si diceva prima, di 14, 15, 16 anni. Un torneo che poi venga riconosciuto ufficialmente dalla federazione. Cioè, in pratica i ragazzi delle stesse scuole, sì, che potrebbero, sotto forma di società sportiva, giocare nei campionati e non possono utilizzare le proprie palestre dove fanno scuola. Ma questo qui è generalizzato proprio perché c'è un processo amministrativo che vede anche più attori protagonisti, e quindi anche attori del mondo dello sport, come il CONI e quant'altro, che su questo aspetto non hanno focalizzato questo tipo di problematica. Ecco, stavamo indicando un dato importantissimo sulla pallavolo, che diciamo è uno degli sport molto più praticati, non da dire tutto, ma soprattutto uno degli sport praticati a livello femminile, oltretutto. Quindi c'è anche un'importanza anche da quel punto di vista, anche dell'impegno appunto di delle ragazze. È cambiato il mondo, perché quando io ho cominciato nel 68, quando 70 così, quando Cherubini all'università veniva a chiedermi i campi e i palloni per giocare, fare i tornei, no? Abbiamo un sodalizio universitario. Giocava a pallavolo Cherubini? Sì, faceva di tutto, faceva tornei, sempre stato un organizzatore, quindi siamo conosciuti. No. Dai, allora apro una piccola finestra. Diciamo che in università ero abbastanza impegnato sulle vicende universitarie, delle cose anche un po' più strane, e quindi ero stato eletto nel comitato di gestione degli impianti sportivi dell'Università degli Studi di Milano, che nessuno nemmeno sapeva che cosa fosse. Comunque, al di là di questo nominativo così roboante, credo che la cosa più interessante è che con altri con cui praticavamo l'impegno sportivo universitario è stata l'organizzazione di un torneo di calcio di 80 squadre, quindi era sparsi su tutto il territorio milanese. E lì così ho cominciato un pochettino ad affrontare i temi della burocrazia, del confronto con l'istituzione comunale. Ero andato in via Dogana a vedere di poter utilizzare degli impianti sportivi comunali. E allora, siccome eravamo un po' ristretti nei tempi, gli ho chiesto: senta, ma quando è che ci potete dire se ci darete questi campi o no? La risposta è stata dalla loro funzionario: ci hai impiegato anche te 9 anni e 9 mesi per nascere,
e sono rimasto un po' lì, gli ho detto beh spero che non ci impiegate 9 mesi per dirci se ci darete i campi o no. Ecco, quello lì è stato l'approccio con la burocrazia dei tempi. Ecco, è un ricordo storico, ma il tema della burocrazia rimane sempre bello presente. Adesso questo perché da allora, che eravamo è così cambiato, 90 maschi e 10 femmine per proporzione, sono diventati 75 femmine e 25 maschi, quindi in 40 anni proprio è cambiato il panorama della pallavolo. Perché è uno sport che si adatta molto bene al fisico femminile. Vedo anche lì, è molto anche bello vedere, molto tecnico anche guardare squadre di alto livello. Poi, è anche uno sport comprensibile, forse quello femminile, quello maschile viene troppo veloce, a volte si fatica quasi a capire cosa. Sono quasi due sport diversi. Sono due sport diversi, perché i maschi sono molto più veloci, i movimenti molto più potenti naturalmente, le femmine sono un po' più lente, diciamo, da un certo punto di vista, e quindi per i non affezionati, non addetti ai lavori è più piacevole. Si vede anche di più il gesto atletico, si riesce più a vedere tante cose. Oltretutto 80% tutte belle ragazze, per cui quindi ancora meglio, cioè, ancora meglio. Come possiamo fare allora? Siamo in chiusura, che cosa può fare la pallavolo per convincere finalmente le istituzioni che insomma certe regole vadano cambiate? Abbiamo capito quindi che non è tanto la costruzione viene fatta secondo le regole, ma il problema sono quelle regole che vanno cambiate. Che cosa può fare? Diciamo che intanto gli sport che possono essere accomunati in questa vicenda degli impianti sportivi sono ben definiti, perché sono pallavolo, pallacanestro e ci metterei la ginnastica, perché poi gli altri, diciamo, sostanzialmente usano altri campi esterni, eccetera. E qui bisognerebbe fare, come diceva prima appunto Cherubini, bisognerebbe fare un incontro tra queste federazioni, il mondo dello sport, il mondo della politica, il mondo che ci circonda, diciamo, e sensibilizzarli su proprio i criteri di costruzione di questi impianti scolastici, perché è lì che è un po' la chiave, no? Anche perché altri impianti non se ne costruiscono, quindi se non riusciamo a utilizzare questi impianti per fare anche attività sportiva, che tra l'altro sono utilizzabilissimi perché finita l'attività curricolare che intorno alle 3 del pomeriggio poi non c'è più niente, quindi è fantastico, funziona benissimo, sempre funzionato così, e quindi sarebbe questa la chiave, che sembra semplice, ma poi giustamente come diceva lui, quando poi vai a incontrarti, no, con la burocrazia, la cosa diventa un problema. Però ecco, secondo me la sensibilizzazione va fatta, è quello di fare un momento di incontro, un incontro, una tavola rotonda, eccetera. Io credo che sia una cosa che potremmo fare, che sicuramente può aiutare a spingere un pochettino, voglio dire, questo argomento, questa sensibilizzazione. Walter? Ma che poi sono cose semplicissime, perché se un tetto deve essere costruito, l'importante è che si decida e si sappia che per poterlo utilizzare anche ai fini sportivi deve essere alto almeno 8 metri. Ma sapere che se c'è uno spazio d'ingombro, perché se ci sono le condotte dell'aria condizionata e quant'altro, e si mangiano 30, 40 centimetri o mezzo metro, questi 8 metri non funzionano più. No? Bisogna farlo 8 metri e mezzo. Infatti, no, sono cose anche abbastanza semplici. Il problema è che stiamo parlando a volte di situazioni di un condizionatore di una che condiziona, di un tubo sì che condiziona di 40 proprio l'utilizzo, mi cambia, no? Oppure se noi abbiamo degli spazi a lato del campo vero e proprio, che deve essere di 3 metri invece che viene costruito di 2 metri, è chiaro che per un metro rispetto alla grandezza di una palestra noi non possiamo utilizzarlo a questo fine. Allora si parla sempre di scarse risorse economiche. Allora, la miglior cosa è, quando si investono certe risorse economiche, poterle fruire nella maggiore possibilità possibile. No? Ecco, questo è uno degli impegni che sicuramente ci prendiamo, e non crediamo che sia una cosa fuori dalla portata di chiunque. Si tratta solamente che di fare connessione e si conoscano le esigenze reciproci e mettersi nella logica di risolverle. Insomma, la burocrazia, no, non di ben capito. Ma la burocrazia molto spesso elenche, c'è anche tutto. Un po' all'interno del rischio, no? Il rischio anche che vi chiedano: ma perché non fate il campo più piccolo a questo punto? Cioè, giocate 4 contro 4, basta, dal campo più piccolo hanno trovato la soluzione, hanno trovato lo. Ecco, comunque vorrei dire che c'è all'interno nostro, per i nostri schemi mentali di ciascuno proprio, è una piccola burocrazia.
Allora, l'importante è favorire la connessione. Consulta Periferie Milano si è messa proprio in questo tipo di percorso di favorire la connessione, la comunicazione. Se posso fare su questo e su tantissimi temi, proprio state promuovendo la soluzione, da quanto vedo, su tantissimi temi che Consulta propone, proprio il parliamone, confrontiamoci, conosciamoci e troviamo la soluzione, insieme. No, l'importante però è che tutte le varie parti siano partecipi di un percorso comune, mentre oggi, come abbiamo detto più volte, Milano è un operoso alveare con tante celle che non comunicano tra di loro. E in questa vicenda qui la periferia è quella che ci smena un po' più del centro, probabilmente. E allora forse diventare appunto questo anello di congiunzione invece che un anello solo periferico, e quindi mettere in comunicazione tutte queste celle, potrebbe essere la... Che sono le ricchezze. E potrebbe essere pure anche la ricchezza appunto delle periferie. Walter, io ti ringrazio tantissimo. Presidente, la ringrazio tantissimo, speriamo di risentirla quando avremo grandissimi risultati con la pallavolo lombarda, che tanto... Insomma, potremmo sentire, l'anno prossimo abbiamo un mondiale da fare a settembre, quindi maschile. Qui a Milano viene fatto. Facciamo un girone importante con l'Italia, per cui ci sentiremo magari anche Ma volentieri poi abbiamo sempre un occhio di riguardo verso questi sport che insomma vengono sempre un po' lasciati lì nell'angolo e non troppo ascoltati dai grandi media, quando invece fanno anche grandi risultati. E se devo dire, il grande risultato non è la medaglia d'oro, non è la Coppa del Mondo, ma è, abbiamo detto, 80.000 atleti in Lombardia. Questo secondo me vale più di qualsiasi oro olimpico. Grazie davvero Presidente, grazie Walter. Grazie. A martedì prossimo. Non sappiamo ancora di cosa parleremo, vero? Ma cominceremo magari a approcciare i temi culturali. Con i temi culturali della periferia. Benissimo, allora, io davvero vi ringrazio a tutti, grazie mille di averci seguito tutta la mattina in diretta, da questa mattina dalle 7:30 con i nostri telegiornali, in quest'ultima mezz'ora dove abbiamo scoperto ancora di più l'importanza delle periferie, la ricchezza che c'è all'interno di queste zone, che sono davvero importanti per Milano e che prima o poi smetteremo anche di chiamare periferie, ma le chiameremo i nuovi centri di Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30 con la sera di Milano All News e personalmente a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.